Qual è il futuro di Giovanna Civitillo in TV? Potrebbero esserci delle sorprese in merito, cosa sappiamo? Prima del clamoroso addio alla Rai, Amadeus si è aperto in un'intervista parlando del passato e di quanto sia stato difficile per sua moglie adeguarsi a determinate scelte. Giovanna e il popolare conduttore sono probabilmente una delle coppie più longeve e affiatate nel mondo dello spettacolo. Più volte hanno testimoniato, con parole dolci e sguardi innamoratissimi, quanto la loro unione sia solida e destinata davvero a durare oltre qualsiasi cosa. Il presentatore ha raccontato di come per crescere il loro figlio e seguirlo in tutti i periodi professionali che hanno attraversato la sua carriera, abbia fatto delle rinunce importanti. I due si sono conosciuti in televisione, ma non appena l'amore e la famiglia sono diventate le assolute priorità. Giovanna ha deciso di fare un passo indietro. Nell'ultimo periodo la vediamo dilettarsi in Rai, fungendo da inviata, parte del cast di È sempre Mezzogiorno e come opinionista in alcuni salotti. La TV pian piano sembra rientrare in quelli che sono i suoi piani. Seguirà Amadeus dopo il passaggio a Discovery? Giovanna Civitillo passa a Discovery con Amadeus? Le ultime indiscrezioni. Conoscendo il forte e costante supporto di Giovanna, da sempre nei confronti di suo marito, a molti è sembrato quasi scontato che con lui a Discovery, passasse anche lei da Viale Mazzini. Impossibile credere che in uno dei momenti più importanti nella carriera dell'amato marito, lei prenda una strada diversa. I due sono stati fotografati insieme e felici quest'oggi, nell'ultimo giorno in Rai per il popolare conduttore. Ora è tempo di nuovi progetti e avventure tutte da disegnare. Tornando sul destino di Giovanna in televisione, c'è stata una svolta inaspettata, con un'indiscrezione che è cominciata a circolare proprio questa mattina. A quanto pare non è affatto deciso il futuro della Civitillo. A sorpresa infatti, Giovanna potrebbe non seguire il marito nel suo nuovo viaggio professionale restando in Rai. A quanto potrebbe continuare al fianco di Antonella Clerici e forse, per lei potrebbe esserci anche altro in programma, tutto può essere. Nasce come ballerina, ma ha dimostrato in questi anni di essere estremamente solare e simpatica, caratteristiche essenziali per essere sul piccolo schermo e conquistarsi giorno dopo giorno il consenso del pubblico. Giovanna resta in Rai, mentre Amadeus sfida la concorrenza sul 9? Oppure raggiunge il marito come valido supporto non solo nella vita, ma anche nel lavoro da questo momento in poi? Tutto è ancora da scrivere e a quanto pare, la Civitillo sta prendendo tempo prima di decidere.